Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video tag. Questo video tag mi ricorda un po' quei tag che all'epoca si chiamavano test che giravano su MySpace, Facebook, nelle note, eccetera. E avevo già in mente di, come dire, recuperare qualcosa del genere per dei video tag. Per fortuna è arrivato invece prima questo video, che è un tag che rubo, tra virgolette, da Sibel, Martina, ed è un tag che, come avrete capito dal titolo, parla di musica, per cui iniziamo questo Soundtrack to My Life. Allora, domanda numero 1. La canzone che ascolti quando sei felice? Io ascolto tanta musica quando sono felice. Non c'è una canzone in particolare che quando sono al settimo cielo vado ad ascoltare per chissà quale motivo, però se penso a una canzone in un momento particolarmente boh, tranquillo, felice, spensierato, eccetera, potrebbe essere The Pursuit of Vikings degli Amon Amarth. Perché è proprio una di quelle canzoni da estate, in macchina, con tutti i finestrini, che ascolti a palla, per cui è una canzone felice. 2. La canzone che ascolti quando sei triste. Allora, come Martina e come tante altre persone, quando sono triste ascolto canzoni ancora più tristi, in modo da deprimermi completamente, abbozzolarmi nel letto e piangere disperata, fino a quando non mi passa. Ci sono tante canzoni tristi da ascoltare, però se devo pensare a una canzone triste che proprio, anche se sono di buon umore, mi intristisce, è Killing Me, Killing You, dei Sentenced. Anche No Wonder, ma No Wonder forse più per il video che una pugnalata al cuore, però vabbè. Domanda numero 3. La canzone per il tuo matrimonio. Allora, il mio matrimonio diciamo che è un po' una fantasia utopica, nel senso che non credo che mi sposerò e comunque non sarà come penso che sia. Io spero che non sentiate tutti questi rumori da traffico sottofondo. Diciamo che non immagino nessuna canzone in particolare per il mio matrimonio, però se dovessi metterne una a un ipotetico ricevimento di matrimonio ed è la nostra canzone mia e del mio fidanzato, sarebbe quella che è la nostra canzone, ovvero Set This World on Fire dei Rage. Che come vedrete inizia molto lenta e carina e poi parte a bomba. E non è per niente romantica, cioè non è un testo romantico, però è così. Domanda numero 4. La canzone che ti fa ballare per tutta la casa. Allora, qui ce ne sono un po'. Ero indecisa e ho pensato alla canzone che una di quelle canzoni che ascolto volentieri nei momenti in cui voglio un po' di energia, tra virgolette, per muovermi, ed è una cover, perché l'originale è un po' più moscia, ed è Rasputin dei Turisas, la cover dei Turisas. L'originale è un po' troppo anni 70. Domanda numero 5. Che canzoni ascolti? No, la canzone che ascolti per strada quando cammini. Allora, anche qui io non sono una persona che cammina molto, nel senso che cammino per brevi tratti e quindi non metto più le cuffie come quando ero adolescente, che soltanto per scendere, farmi 4 piani di scale, mettere la spazzatura, mi mettevo le cuffie. Diciamo che più che altro ascolto tante canzoni in macchina. Però, sempre ricordi e reminiscenze, quando andavo all'università e dovevo farmi un pezzo a piedi, all'epoca ascoltavo tanto i Turisas, sempre, e ho questo ricordo indelebile in mente, tipo io che cammino schivando le persone a Milano con sottofondo As Torches Rises dei Turisas. Cioè, canzoni di un certo livello, insomma. Come avrete capito, ascolto tendenzialmente metal. Numero 6, la canzone che ascolti quando sei arrabbiata. Allora, non c'è una canzone in particolare che ascolto quando sono arrabbiata. In genere tutto il metal, tutto, tranne proprio le ballad power, sono d'aiuto quando sei incazzata col mondo. Se devo dirne una, dirò Hail and Kill dei Manowar, perché è una canzone abbastanza true e quando sei incazzata ci sta.
La canzone che ti fa impazzire alle feste. Allora, anche qui, giustamente come diceva Martina, non è che ci sia grandi party qui in Italia. Sicuramente io non ci vado. Per me le feste con la musica sono le serate, il sabato sera o il capodanno con i miei amici, e la musica che mettono tendenzialmente è musica pop. Quindi se devo pensare a una canzone che anche al mio passato da adolescente amante della musica, tra virgolette, commerciale, la prima canzone che mi viene in mente è sicuramente una di Britney Spears ed è in questo caso Toxic. Sì, molto, cioè, molto in linea con tutto il resto del video. Vediamo. L'ultima canzone ascoltata è Please Don't Let Me Be Misunderstood dei The Animals. Non so perché ultimamente sono un po' in fissa con i The Animals e questa canzone l'ho sempre sentita, rifatta, ho sempre sentito la cover, quando ho scoperto che loro sono impazzita, non ho capito niente, e mi piace molto. 9. La canzone che vorresti ascoltare live. Allora, ce ne sono tante. La canzone che vorrei ascoltare live è Nurland di Winter Story. Perché significa che sono finalmente a un concerto suo, che no, cioè in Italia proprio no, come tutti questi gruppi qui, un po' particolari, non si scomodano per venire fino in Italia, che gli costa solo un sacco. Però ci sono tante canzoni che vorrei sentire live, tendenzialmente vorrei sentire live canzoni di persone che ormai sono morte e non posso più sentire, quindi diciamo questa. Canzone da karaoke. Anche qui, io non, cioè, non sono mai stata a un karaoke vero e proprio. Per me il karaoke è tipo quando gioco con gli amici a Guitar Hero o a SingStar o cose così. Se devo pensare a una canzone che c'era sia su uno dei Guitar Hero sia su un SingStar, mi pare, e che quindi ho cantato spesso, è Killer Queen dei Queen. Domanda numero 11. Canzone che ascolti per motivarti o allenarti? Allora, torniamo al Rasputin dei Turistas, ne ho altre, avevo fatto una piccola playlist per appunto muovermi un po', tra virgolette, ma poi sono pigra, quindi non è che faccia granché, però in questa playlist una canzone che sicuramente ci ti fa venire voglia di alzarti e fare cose è Primo Victoria dei Sabaton. Siamo alla 12, una canzone che ti fa piangere. Allora, anche qui ce ne sono tante, come ho detto prima anche Killing Me, Killing Me, The Sentenced non è male. Diciamo che le canzoni very, very sad di Sad Tony dei Sonata Arctica di solito riescono molto bene in questo intento, tipo Letter to Dana, cioè alla fine piangi, non ci puoi fare niente, se hai un cuore e capisci il testo alla fine piangi. Canzone preferita da un musical? Allora, a me piacciono i musical, però sono molto indietro e molto legata più che altro ai musical classici, quelli di una volta, per cui Grease, Air, da cui c'è The Age of Aquarius, oppure Jesus Christ Superstar, che sì, lo so, non ve lo sareste mai aspettati, ma la mia canzone preferita da un musical è proprio da Jesus Christ Superstar ed è una canzone che canta Gesù, cioè Ted Neely. Ed è Getsemani, quando lui praticamente dopo l'ultima cena è nel giardino e si rivolge a Dio e si incazza, piange, si dispera perché sa che deve morire ed è molto molto bella. Vediamo. Numero 14, canzone di un artista italiano. Allora, non voglio girarci troppo attorno, io non ascolto molto musica italiana. Cioè, intesa come musica neomelodica, musica pop, musica commerciale tipo Tiziano Ferro o Eva Marrone o cose di questo genere. Neanche Vasco, Ligabue, i rocker italiani, per carità di Dio. Quindi è inutile che io cerchi una di queste canzoni da tirar fuori. Ci sono sì anche canzoni che possono piacermi, tipo di gruppi un po' più, tra virgolette, di nicchia, come potrebbe essere, non mi è venuta in mente, mi è venuta in mente adesso, per cui dirò quella che è In un giorno di pioggia dei Modena City Ramblers. È una delle poche canzoni italiane che mi piacciono.
Allora, la canzone che odi. E anche qui si apre un'altra enorme parentesi in cui butterei tutti i tormentoni estivi, eccetera, perché a me purtroppo rimangono inchiodati nella testa e imparo le parole a memoria, perché tanto sono quattro di ogni canzone, e le odio, tutti i tormentoni estivi li odio. Però se proprio devo dirne una che ho sentito di recente e che mi fa alquanto ribrezzo, mi pare si chiami tipo Pasta col tonno di Bello Figo, cioè proprio tutto il personaggio che non, no, no, cioè no, non fa per me. Numero 16, la canzone che ami ma che ti vergogni. Non è che mi vergogni poi tanto delle canzoni che io amo, perché chi mi conosce sa che nonostante io sia una metallara e ascolto musica metal, eccetera. C'è anche chi dice che sono poser per il fatto che io non mi vergogno di ascoltare roba che non sia solo, esclusivamente metal. Ascolto e apprezzo anche canzoni pop. Purtroppo, appunto, nella mia adolescenza io ascoltavo pop. Farò un tag sempre preso da Martina con un mio amico che è il tag su Puttan Pop, così scoprirete veramente la parte glitterosa della mia musica. E non so se devo dirne una che mi piace, ma non è che mi vergogni, però diciamo di quel genere lì potrei dire Survivor delle Destiny's Child, che sono un po' senso buono. Ultima domanda, la canzone preferita in assoluto? Anche qui, cioè non si può chiedere a una persona che ascolta la musica qual è la tua canzone preferita in assoluto, perché è come chiedere a una madre di scegliere fra i suoi figli. E io non lo so fare. Però, se devo dirne una che ha un significato particolare e che è la mia preferita, perché oltre a piacermi musicalmente e a non stancarmi mai, e che non ho ancora nominato fra le precedenti, ma soprattutto perché ha un significato particolare, potrei dire la prima canzone che mi ha iniziato al mondo del metal, che è Nightfall dei Blind Guardian. È una delle mie preferite, mi piace tantissimo e non mi stufa, anche a distanza di 14-15 anni, tanti anni. Per cui niente, questo è il mio video in risposta a questo video tag di Martina. Spero che vi sia piaciuto. Spero di non avervi sconvolto troppo con i miei gusti musicali un po' particolari. E lasciate qui sotto nei commenti se volete le vostre risposte. Vi metterò le domande perché ci ho messo un po' a scrivermele. Allora, già che ci sono, ve le metto così siete facilitati. E in teoria dovrei creare una playlist con queste canzoni su Spotify. Io non uso Spotify da una vita. Ora cercherò di riloggare su Spotify e di fare questa playlist e di mettervela nei link appena posso. Grazie per essere stati con me anche questa volta. Un bacio, alla prossima, ciao!